Oggi sono qui con Clio Georgiadis, la miglior assistant d'Italia quest'anno e che ha vinto il nostro prestigioso premio Golden Domus Toscano alla seconda edizione. Buongiorno Clio. Buongiorno Toscano, buongiorno a tutti. Clio, insomma, nonostante sia molto giovane, ha un'esperienza in Toscana importante, sono quasi 13 anni che collabora con noi nella nostra agenzia di Milano Centro e Milano Porta Romana. E sicuramente è cresciuta operativamente e professionalmente insieme a noi. Soprattutto poi negli ultimi anni penso che questo premio sia un po' il coronamento di una costante crescita fatta di step che ha avuto all'interno del nostro gruppo. Allora vorrei un po' che Clio mi raccontasse un po' sia il suo percorso che l'ha portata poi a conseguire questo risultato, che anche cosa significa essere un assistant in Toscano. Ma diciamo che quest'anno è stato un anno particolare, è stato un anno tosto e non è venuto meno l'impegno che ho sempre cercato di avere in tutti questi anni, ormai sono quasi 13, ho sempre cercato di essere appunto costante e diciamo che però la passione ha anche aiutato molto appunto a mantenere la costanza nel tempo, una passione per il lavoro che faccio. Ma cosa la appassiona di più della sua attività? Ma sicuramente quello che più mi appassiona è il rapporto col cliente, prevalentemente un rapporto telefonico, però con gli anni ho diciamo acquisito a parte una maggior sicurezza e empatia anche col cliente, nel senso che tante volte già da poche battute, da poche frasi che ho col cliente, mi capita proprio di fare centro, nel senso di capire quasi nell'immediato che tipo di cliente ho davanti e quindi da quel momento in poi so cosa magari proporgli o cosa magari non proporgli. Poi Immagino sia è un aspetto estremamente interessante perché riuscire a percepire da poche parole le esigenze e saper inquadrare la situazione dà, secondo me, quella soddisfazione anche al cliente che si sente sì. immediatamente capito e anche nell'inserire o aggiornare un'eventuale richiesta clienti dà modo poi di poterlo ricontattare successivamente e credo che non sia semplice. Come l'ha sviluppata questa capacità? Ma sicuramente è una cosa che col tempo acquisisci. Faccio un esempio, richiesta clienti, contatto un numero di clienti per proporgli un determinato immobile. E magari mi capita la scheda di quel cliente dove so che potrebbe essere la casa che fa per lui, e spesso, soprattutto negli ultimi anni, mi è capitato di fare centro. Però credo sia una cosa che il tempo legato però al fatto che ti piace quello che fai, al lavoro che fai. E certo, perché poi se ti piace una cosa ti metti anche in discussione, cerchi di capire come migliorare. Questi penso che siano dei tasselli fondamentali che poi l'hanno portata a raggiungere questa meritatissima vittoria di quest'anno che so che ecco, fa piacere anche che abbia raggiunto questo traguardo e che soprattutto lei ci tenesse, perché so quanto ci teneva a Sì. raggiungere questo premio. E la sua l'abnegazione che ha messo quest'anno anche in tutti, comunque in un periodo che ci ha messo nelle condizioni di dover cambiare tante procedure operative che poco fa mi raccontava prima di entrare in onda che magari delle cose non le avremmo proprio pensate. Per esempio so che è È nata una vero. collaborazione tra voi assistant e gli agenti dove fate dei preappuntamenti vendita. Mi spieghi meglio come funziona? Sì, abbiamo adottato ormai da un anno, perché è passato quasi un anno, gli appuntamenti di visite virtuali in video call. Direi che i risultati sono soddisfacenti, nel senso che
soprattutto per il cliente che già si rende conto se una casa gli può interessare senza magari dover prendere, andare a vedere una casa proprio fisicamente. Ed è una cosa anche che è stata accettata molto volentieri dai clienti. Noi stiamo continuando la maggior parte degli appuntamenti di vendita a fare una prima visita virtuale e in seguito, se il cliente è realmente interessato, portiamo il cliente sul posto. Io immagino con un ottimo risparmio di tempo per i nostri clienti, che a quel punto possono rendersi più conto, con l'ausilio di un agente o vostro, del tipo di immobile, eventualmente scattarlo, oppure invece esatto. vedere. E immagino anche che le persone che vengono a vedere queste case siano più rivolte all'acquisto di quel tipo esatto, di immobile, perché sì, ce lo conoscono bene. E, ultima cosa, che consiglio darebbe a una sua collega che magari ha iniziato a fare l'assistant da 6 mesi, 1 anno, o magari sta partecipando a una selezione per questo tipo di attività di assistant in Toscana? Sicuramente ripeto e lo ripeterò sempre, se hai passione per quello che fai, è già un buon proposito per poter arrivare, però mi viene da dire anche l'umiltà. L'umiltà, perché all'inizio è inevitabile che ci siano anche degli errori durante il proprio percorso, però il saperli riconoscere e cercare di non rifarli, credo che sia un buon ingrediente. Bene, Clio, complimenti ancora. L'augurio, grazie, insomma, che possa, insomma, magari ripetere un'altra vittoria, no? C'è stato chi l'ha vinto 2 volte, insomma, ben venga. Bene, grazie, allora un saluto, a presto. Arrivederci. Arrivederci, Clio.